In 15 anni le spese obbligate, per intenderci quelle a cui non si può proprio rinunciare, sono passate dal 36 al 47%. Il Veneto è tra le tre regioni italiane, dati Istat, dove nel mese di luglio l'inflazione è stata più alta e la Marca, la provincia, in testa alla classifica regionale. Costa sempre di più riempire il carrello, aumenta anche la spesa di libri e materiale scolastico e, come se questo non bastasse, energie e gas pesano e peseranno, con l'autunno alle porte, sui bilanci familiari. I nostri sportelli associativi di Treviso, ma anche di tutti gli altri territori, non arrivano più solo i problemi precedenti di quelle famiglie che avevano acceso finanziamenti per comprare TV, frigoriferi, cose del genere, ma arriva sempre più persone che dicono: non riesco a fare la spesa fino a fine mese, devo fare delle scelte e abbandonare qualcosa per i miei cari, per i miei figli, per i miei anziani. Famiglie numerose o dove si è vissuta una separazione, le realtà che in questo momento pagano il prezzo più alto. Povertà assoluta in aumento anche nella nostra regione. I più esposti alla povertà sono i bambini. Dentro questo ci sono purtroppo delle connessioni assai significative tra la povertà economica e, per esempio, l'abbandono scolastico. A disposizione dei nuclei in difficoltà, il centro della famiglia ha istituito un numero 329-9057-101 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.30. Si segnalano le difficoltà e si verifica prima di tutto le caratteristiche essenziali, l'esistenza di una famiglia con figli e la difficoltà temporanea. Poi qui si attiva un supporto economico, ma anche un supporto relazionale e territoriale. www.fondofamiglie.org è invece il sito a disposizione di chiunque voglia dare un supporto economico, dove si possono avere tutte le informazioni e dove si può scegliere come donare, la cifra, la periodicità, la modalità di pagamento. Servono però politiche strutturali rivolte alle famiglie. Sono preoccupato, sottolinea Bordignon, che le risorse del PNRR non siano sufficientemente orientate alle nuove generazioni. Sono preoccupato dal fatto che, leggendo i programmi delle diverse coalizioni per il prossimo futuro governo, che andrà a esprimersi dopo il 25 di settembre, non mettono sufficientemente a fuoco l'intervento sulle nuove generazioni, sulla natalità e sui bambini. I giovani sono una risorsa, dobbiamo partire da questo, non sono un problema. Senza i giovani l'Italia non ha futuro.